Buongiorno, sono la dottoressa Labrozzi e torno a parlarti dell'argomento stitichezza. Perché questo argomento mi sta così a cuore? Perché viene spesso sottovalutato e invece non bisogna farlo. Nel video precedente ti ho spiegato anche perché. Spesso la stitichezza è accompagnata anche da altri sintomi come mal di testa, gonfiore, della pancia, dolori di pancia, produzione di gas, ma anche una sensazione di stanchezza generale e questo sicuramente ci dà fastidio, non ci fa stare bene. Che cosa bisogna fare quando c'è una stipsi cronica? Sicuramente non bisogna utilizzare dei lassativi, perché i lassativi soprattutto se vengono utilizzati in maniera continuativa, non fanno altro che aumentare l'infiammazione dell'intestino e quindi produrre poi una stitichezza ancora più forte, ancora maggiore. Cosa invece bisogna fare? Bisogna bere acqua più di frequente, ma l'acqua non deve essere gasata e non deve essere fredda, ma possibilmente tiepida. Devi utilizzare per condire, se ti piace il gusto acre, non l'aceto, che è ulteriormente irritante, ma utilizzare del succo di limone, che viene immaginato come una sostanza che mette stitichezza, e invece no, perché il succo di limone aiuta ad abbassare l'infiammazione dell'intestino. L'altra cosa da fare è utilizzare olio d'oliva per condire soltanto crudo, ma mai olio cotto e fritto. Aumentare naturalmente la quota, come già sai, di alimenti vegetali, sia frutta che verdura, nella tua alimentazione giornaliera e non trascurabile anche camminare. Fare un'attività fisica, anche leggera, anche semplice, camminare va benissimo. Una volta che avrai anche capito, perché è indispensabile, qual è la causa, quindi quali sono gli alimenti che ti creano questa infiammazione dell'intestino. Grazie e buona salute.